Buonasera Letizia, allora lo vedete alle mie spalle c'è l'aereo che porterà fra pochi minuti Papa Francesco, decollerà da Roma per raggiungere, come dici, hai detto tu, lo Sri Lanka per questo suo settimo viaggio apostolico. Qui è tutto pronto, i colleghi vaticanisti che seguono il Papa insieme con tutto l'altro il seguito del pontefice sono già a bordo dell'aeromobile. L'attesa è per l'arrivo di Papa Francesco che fra pochissimi minuti arriverà qui e salirà sull'aereo. È un viaggio importante perché? Perché porta Francesco, porta il Papa a incontrare una chiesa dell'Asia, una chiesa giovane, tante volte perseguitata e che vive situazioni di grande difficoltà. Un viaggio molto caro al Papa, come lui stesso ha ricordato questa mattina nell'udienza che ha concesso ai rappresentanti del corpo diplomatico presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, un incontro avvenuto alle 10.30 in Vaticano nel quale il Papa ha affrontato i temi più spinosi della politica internazionale nel solco della linea da lui indicata fin dall'inizio del suo pontificato, ossia la politica della pace.